Se proviamo a invertire il valore dei coefficienti, quindi stavolta a è 0,7 e b 1,5, allora la combinazione lineare ci dà un altro seno o coseno traslato con una diversa traslazione o che è lo stesso con un diverso sfasamento. Qui invece è rappresentato il caso particolare in cui i coefficienti sono entrambi uguali a 1, quindi abbiamo semplicemente la somma di seno e coseno e otteniamo quest'altro seno o coseno traslato, cioè sfasato. Giusto per fare un ultimo esempio, adesso scegliamo A 1,2 e B 0,8 e di nuovo otteniamo un seno o un coseno sfasato. Quindi vediamo che l'entità dello sfasamento, cioè della traslazione orizzontale verso destra o verso sinistra, dipende dalla scelta dei due coefficienti A e B.